tutti. Io sono Zagnoni Debora, una studentessa di giurisprudenza iscritta al quarto anno e ho scelto l'indirizzo penale criminologico. Quattro anni fa ho scelto di intraprendere questo mio nuovo cammino in questa università, l'Università Carlo Cattaneo, e ho iniziato quindi questo nuovo percorso. La mia scelta è stata ponderata e orientata da diversi fattori. Infatti l'Università Carlo Cattaneo è un ente ricco di persone e di opportunità, come ad esempio la possibilità di poter svolgere un periodo di studi all'estero, ad esempio un Erasmus o uno scambio internazionale, oppure la possibilità di poter avere un contatto diretto con i professori, per i quali non siamo solo dei numeri, ma delle persone, studenti desiderosi di apprendere, giovani, capaci e pronti ad affrontare le sfide, le difficoltà che un corso di studi prevede, senza le quali non potrei dire di essere la persona che sono diventata. Oppure la possibilità di poter svolgere all'ultimo anno un tirocinio, uno stage lavorativo, per il quale io sono già emozionatissima perché spero di superare la graduatoria che mi permetterà di recarmi ogni mattina in tribunale, perché è quello il posto dove voglio stare e il luogo in cui spero che un giorno potrò lavorare. La mia aspirazione infatti è quella di diventare un magistrato. Sono felice di poter affermare che in una società come quella in cui viviamo l'attenzione verso i più meritevoli non sempre è assente. Anzi, la nostra università adempia questo compito e noi ne siamo l'esempio e la dimostrazione. Parlo di nostra università perché io vivo l'università, frequento le lezioni, pranzo in mensa, spesso vi rimango per tutta la giornata e ho stretto un'amicizia bellissima con molti miei compagni di studio e colleghi che sono diventati per me dei veri amici. Mi sento quindi una piccola parte di questa università, di questa grande famiglia, di cui ritengo anche voi una parte fondamentale. Per me è una responsabilità, ma soprattutto un onore e una gioia avere la possibilità di incontrarvi, perché ritengo sia importante per voi avere la possibilità di conoscere noi studenti che aiutate, a cui offrite il vostro aiuto e che grazie a voi hanno la possibilità di realizzare i propri obiettivi. Ed inoltre perché questo mi dà la possibilità di ringraziarvi. Infatti io sono una destinataria di una borsa di studio che mi viene gentilmente offerta dalla Regione Lombardia per merito e reddito. E quindi, come potrete immaginare, il mio ringraziamento arriva veramente dal profondo del mio cuore, perché mi state donando il bene più prezioso per me, che è il sapere, la possibilità di avere un futuro e di realizzare i miei obiettivi. Per questo mi sento di portarvi anche il riconoscimento dei miei genitori, che ovviamente non sono qui oggi, ma che se possono dire di essere orgogliosi di me, è anche grazie al vostro contributo. Nella vita mi piacerebbe donare qualcosa di me a qualcuno, che sia il mio tempo, il mio sapere, il mio denaro, la mia cultura, e ogni volta che lo farò, e sono sicura che lo farò, mi verranno in mente tutte le persone che mi hanno donato qualcosa. Mi verrete in mente voi, oltre che ai miei genitori, ai miei amici quelli veri o al mio fidanzato. E mi verrete infatti in mente voi perché siete stati veramente importanti per me, mi avete permesso di realizzare questo obiettivo e sembra buffo perché quasi non ci conosciamo, ma nonostante ciò mi state donando molto più di quanto pensiate, molto più di quanto sappiate. Mi state donando la possibilità di diventare chi voglio, la possibilità di diventare un magistrato che come voi possa donare tutto se stesso per la causa in cui crede. Oggi ringrazio quindi voi per la vostra presenza, con la quale avete reso il vostro contributo personale, concreto e diretto. E ovviamente non posso non porgere il mio ringraziamento alla nostra Università Carlo Cattaneo, che ogni anno mi permette, anzi ci permette di incontrarvi, permette questo incontro tra voi, generosi donatori, e noi, giovani studenti. Grazie.